A Vallelunga gara 1 è stata un vero show che solo l'Italian F4 Championship Power by Abarth può offrire grazie alla sicurezza delle sue vetture e alla uniformità delle prestazioni. Holly Caldwell, prema Theodore Racing, è fortissimo nel mantenere la prima posizione della pole e nonostante le due ripartenze lanciate per l'ingresso della safety car, difenderla fino alla fine gara. In partenza Caldwell è attaccato senza successo dal compagno di squadra Enzo Fittipaldi, mentre nel frattempo sono in battaglia Leonardo Lorandi e Petr Ptacek, entrambi Bytec Racing, quando quest'ultimo va in testa a coda. Pochi attimi dopo anche Edoardo Morricone di Air Formula esce di pista ed entra la safety car. Alla ripartenza Lorandi raggiunge Fittipaldi e lo sorpassa con una mossa magistrale alla Ricciardo. Poche curve dopo però sono ancora Lorandi, Fittipaldi e Grégoire Saucy, Jenser Motorsport, affiancati e lo scontro pare inevitabile. Ne ha la peggio Lorandi che è costretto al ritiro mentre Saucy e Fittipaldi rientrano ma nelle ultime posizioni. Nel frattempo Caldwell mantiene la prima posizione mentre Gianluca Petekoff e Federico Malvestiti si avvantaggiano della battaglia davanti a loro e conquistano la seconda e terza posizione finale. Petekoff è primo dei rookie seguito da Umberto Laganella, Kram Motorsport e Niklas Krutten, Mueke Motorsport. Fittipaldi riesce in una disperata rimonta a conquistare i due punti dell'ottava piazza. Sì, dai, ci voleva questo risultato, dopo delle qualifiche sotto le aspettative ci siamo qualificati solo ottavi, però sono riuscito a sfruttare un po' i vari contatti di gara e nella ripartenza sono riuscito a prendermi la terza posizione su Alatalo. Ho provato a prendere Petekov ma ne aveva un filino di più, però dai, mi siamo dovuti accontentare del terzo posto che non è assolutamente male. Sì, è stata una gara difficile, specialmente all'inizio, pieno di azione, la partenza, anche dopo il safety car, però ho riuscito a scegliere la migliore decisione, finire in seconda posizione, anche primo dei rookie. E adesso vediamo le prossime gare con sempre l'obiettivo di finire sempre il podio. Le condizioni sembrano che saranno le stesse. Io parto sempre nelle prime 5, gara 2 quinta posizione, gara 3 quarta posizione. Sono buone posizioni per lottare lì per il podio, quindi vediamo cosa succederà. Sempre battaglia ma meno contatti in gara 2 a Vallelunga, dove Holly Caldwell, prema Theodore Racing, dalla pole mantiene la leadership e vince con un passo che Petr Ptacek, Bytec Racing, partito secondo, riesce a mantenere solo nella prima parte di gara. Alle loro spalle Enzo Fittipaldi, prema Theodore Racing, difende la terza posizione da Leonardo Lorandi, Bytec Racing, e poi va a conquistare la seconda posizione su Ptacek, che chiude terzo. Lorandi è quarto. Ma secondo me il passo di tutta la gara era buono, già da venerdì, prema un passo incredibile, hanno trovato qualcosa che noi no, di sicuro sono soddisfatto con la terza, sono contento che ho preso i punti, considerato che quello che è successo ieri, che non ho finito la gara, ma infine Fittipaldi mi ha sorpassato perché avevo il problema con il brake balance, non so perché, ma si è bloccato, non potevo giocare proprio nulla con il brake balance, ero rimasto lì, non ero sicuro, agli ultimi 6 giri stavo lì, volevo finire la gara con i punti, che già ieri ho perso tanti, dovevo portare i punti sì che per i rookie, sì che per il campionato generale. Infine sono contento per la gara e come è finita. Speriamo che facciamo un po' meglio tra 5 o 4 ore. Holly Caldwell vince anche gara 3 e ottiene quello che rappresenta il fine settimana di gara perfetto con 3 pole position e 3 vittorie, per totali 75 punti che si aggiungono alla classifica di campionato dove l'inglese è terzo a 228 e si avvicina clamorosamente al compagno di squadra Enzo Fittipaldi che con la quarta piazza in gara 3 ha ora 257 punti. Sempre ottimo Petr Ptacek, che con la seconda posizione, dopo aver lottato a lungo per superare Caldwell, il quale lo precede in campionato, sale a 162 punti. Leonardo Lorandi limita i danni in un fine settimana che non lo ha visto al vertice delle prestazioni con una buona terza posizione e la conferma della leadership di campionato con 266 punti.
Va comunque ricordato che i piloti dell'Italian F4 Championship Power by Abarth possono utilizzare 16 dei 21 risultati potenziali di campionato, 7 appuntamenti con 3 gare ciascuno, e quindi ne possono scartare 5. Ciò renderà ancora più interessante il prossimo ed ultimo fine settimana di gara, che si svolgerà presso l'Autodromo Internazionale del Mugello il 27 e il 28 di ottobre. Yeah, I mean it's been the perfect weekend so far. Sono molto contento del risultato pieno, con una vettura fantastica, molto veloce, e per questo ringrazio la squadra. Abbiamo lavorato molto durante la pausa estiva, sia io che la squadra. Il risultato si è visto su un tracciato che mi piace molto. Ritengo che anche al Mugello riusciremo a fare bene e a continuare su questo livello di prestazioni. La stessa regola degli scarti vale anche per la classifica del trofeo rookie, che vede Petr Ptacek sempre più leader incontrastato, 350 punti, seguito da un agguerrito Gianluca Petekov, 268 punti, quinto in gara 3 dopo una lunga battaglia con il compagno di squadra Fittipaldi, che però alla fine ha la meglio. Terzo l'italiano Umberto Laganella, 168 punti. Nella classifica squadre, al contrario, valgono tutti i 21 risultati, e qui la Prema Theodore Racing, 541 punti, guida la classifica, seguita dalla Bytec Racing, 428 punti, e dalla Jenser Motorsport, 321.